Bentrovati dal TG di Telepace, apriamo con l'ultima udienza giubilare del Papa prima del riposo estivo che si è tenuta questa mattina e ricordiamo tra l'altro che a luglio saranno sospese le udienze del mercoledì. Il Papa ha ricordato il recente viaggio in Armenia appena concluso e quello che terrà sempre nel Caucaso a fine settembre, inizio ottobre in Georgia e Azerbaigian. Nella catechesi, poi parlando delle opere di misericordia, ha ricordato che l'indifferenza verso i poveri porta all'ipocrisia e che chi non vive per servire non serve per vivere. Ma vediamo questo spezzone. A volte passiamo davanti a situazioni di drammatica povertà e sembra che non ci tocchino. Tutto continua come se nulla fosse, in un'indifferenza che alla fine rende ipocriti e, senza che ce ne rendiamo conto, sfocia in una forma di letargo spirituale che rende insensibile l'animo e sterile la vita. La gente che pensa per la vita, che anda nella vita senza accorgersene delle necessità degli altri, senza vedere tanti bisogni spirituali e materiali, è gente che passa senza vivere, è gente che non serve agli altri. E continuiamo a parlare di chi vive in situazioni di necessità. Lo facciamo prendendo una notizia dalla Radio Vaticana di oggi. Non è possibile negare che esiste tale crisi e non permettere l'arrivo di viveri e medicine provenienti da altre parti del mondo. La denuncia viene dall'arcivescovo di Caracas, Urosa Savino, che parlando alla stampa locale ha criticato il governo venezuelano perché si rifiuta di accettare gli aiuti umanitari con lo scopo di non mostrare la grave crisi in atto nel paese. Di questo parliamo con Carlos Espinosa, giornalista dell'agenzia Fides. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, è gravissima la crisi in atto da mesi ormai in Venezuela. Si parla di blackout per alcune ore di energia elettrica, di bambini che non vanno più a scuola, di code per gli aiuti alimentari e anche sanitari, ovviamente con le medicine che scarseggiano. Com'è la situazione? Sì, effettivamente è molto molto difficile. La situazione della mancanza di energia elettrica è in tutto il paese, forse nella capitale, a Caracas, non è così frequente, però purtroppo ci sono delle persone che sono in blackout. Questo ha creato una situazione molto, molto di disagio per la popolazione. I centri commerciali o molti negozi possono aprire solo in giornata, non, al calare della sera devono chiudere assolutamente. Per dire una, le scuole sono chiuse, gli ospedali non hanno il minimo di assistenza o di possibilità di assistere ai malati. Quello che le chiedo, stiamo parlando di un paese che ha le più grandi riserve petrolifere del mondo, sappiamo quanto è sceso il prezzo al barile del petrolio, quindi questo ha provocato una crisi gravissima, unita ad altre motivazioni ovviamente di tipo anche politico. Il mondo si è accorto della crisi che sta colpendo il Venezuela, secondo lei? Sì, purtroppo la situazione è difficile anche dal punto di vista politico perché il Presidente Maduro in questo momento vuole chiudere il Parlamento, una cosa mai vista, mai pensata. L'opposizione che ha vinto il primo referendum, quello che significa raccogliere le firme per destituire il Presidente, che ha due momenti, due fasi. Una è raccogliere un minimo di firme per poter procedere alla seconda fase e questo non è piaciuto, non è stato molto ben accettato dal governo, solo che devono rispettare i tempi. I tempi significa che la seconda fase dovrebbe finire a gennaio dell'anno prossimo, però la popolazione non resiste più, non
anche la fatica. Ecco, tra l'altro proprio su internet girano in questi giorni delle immagini sui social di bambini fortemente denutriti, insomma la situazione è molto difficile, eppure mi sembra che i media, a parte alcuni ovviamente, ancora non ne parlino tantissimo, almeno qua in Italia. Sì, forse è un po' la pressione dello stesso governo che vuole fare tacere i media in generale. Noi che abbiamo come agenzia FIDE, abbiamo una rete di comunicazione con i missionari e con altri media cattolici, riceviamo queste notizie che effettivamente la situazione è molto critica. La impossibilità di agire dei organismi della Chiesa, tanto di assistenza come di servizi, è molto molto criticata dalla stampa internazionale, ma solo attraverso i social media, perché purtroppo non escono tutte le notizie, effettivamente come lei ha detto, dai media ufficiali. Il governo già da più di un anno che ha proibito proprio di rilasciare delle dichiarazioni o di fornire dei dati ufficiali del sistema economico nazionale. In che modo potrà uscire, secondo lei, il Venezuela da questa crisi? I religiosi con cui abbiamo contatto noi ci raccontano che effettivamente la gente ancora ha quella speranza e quel spirito di poter risollevare una situazione molto critica, però c'è un minimo di sostegno che anche loro lo aspettano o pensano di riceverlo o di una chiesa universale, di organismi non governativi o dei gruppi di volontari dall'estero o della Caritas internazionale, come già lo ha chiesto il Cardinale Rosso, l'ho detto all'inizio. Però questo non succede, questo momento è bloccato, quindi c'è una situazione molto di confusione nella stessa popolazione. Bene, grazie. Torneremo sicuramente a parlare della situazione del Venezuela. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buongiorno. E adesso abbiamo un servizio locale perché sarà inaugurato ufficialmente oggi pomeriggio dalla Caritas diocesana veronese e dalla rete Talenti a Veronetta, dopo un anno di sperimentazione, l'Emporio Casa del Colle. Ce ne parla Paola Granata. Sono 223 le famiglie in temporaneo stato di difficoltà economica per un totale di oltre 1000 utenti sostenute dall'Emporio Casa del Colle, attivo a Veronetta in via sperimentale da un anno. Un servizio gestito dalla rete Talenti attraverso i volontari della Caritas veronese e della parrocchia di San Nazaro. Il bilancio in questo anno è stato un bilancio, diciamo, molto, secondo me, molto positivo dal punto di vista del livello di gradimento delle famiglie che via via si sono inserite in questo servizio e che sono state trasferite da un servizio di distribuzione, semplice distribuzione di borsa spesa mensile, ad un sistema molto più dignitoso che permette di scegliere e selezionare i prodotti di cui hanno bisogno in base al solito criterio dei punti assegnati in rapporto alla formazione, alla numerosità della famiglia. Sono famiglie che già da tempo stiamo seguendo, sia noi come Caritas, sia i gruppi che partecipano alla rete Talenti, che sono le San Vincenzo, la Ronda della Carità, i gruppi di volontariato vincenziano, il Centro Diocesano Aiuto Vita. Sono persone che hanno una situazione economica tale da non arrivare alla fine del mese per fare la spesa. Quindi noi interveniamo non con una soluzione globale, per cui l'aiuto che noi possiamo dare è comunque parziale rispetto al fabbisogno mensile. E sono persone che stiamo seguendo dal punto di vista di un accompagnamento ci auguriamo che possa aiutare queste persone a ritrovare un percorso di emancipazione dal bisogno. E per rendere sempre più efficiente il servizio, Rete Talenti cerca volontari per i servizi di magazzini e la conduzione di automezzi. Un servizio che vediamo molto utile nello sviluppo di questo tipo di attività è la circolazione delle merci tra gli enti collegati al servizio del sostegno alimentare, che significa che capitano partite magari anche abbondanti di prodotti
che non riusciamo a collocare e a vendere, allora deve essere in modo anche rapido questa eccedenza ridistribuita nel territorio tra gli enti che partecipano alla rete talenti. E cambiamo argomento, un gommone carico di migranti si è rovesciato a 20 miglia circa dalla costa della Libia, almeno 10 donne sarebbero annegate, mentre 107 superstiti sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera e poco lontano dal luogo del naufragio è stata soccorsa un'altra imbarcazione salvando i 117 migranti che erano a bordo. Una nuova strage dunque che avviene nel giorno in cui arriva in Sicilia il relitto del peschereccio affondato nel 2015 nel canale di Sicilia che provocò 700 vittime, a bordo ancora centinaia di morti. Ne vogliamo parlare con Paolo Beccegato, vice direttore di Caritas Italiana. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo sentito di queste donne rimaste annegate in questo naufragio della loro imbarcazione. Sappiamo che con la bella stagione aumentano gli sbarchi, i tentativi di raggiungere il nostro paese. Com'è la situazione in questo momento? È una situazione che si presenta come in crescita, sia appunto per la stagione estiva, ma anche e soprattutto perché contesto, lo scenario geopolitico internazionale resta particolarmente violento, frammentato, instabile. Quindi quelle che sono le cause originarie di tutto il fenomeno a livello internazionale che la comunità internazionale non affronta in modo deciso, in modo proattivo, è tale per cui possiamo aspettarci un'estate veramente torrida da questo punto di vista, a partire purtroppo dai dati che di anno in anno crescono dei morti in mare. Il Mediterraneo fino a 2 anni fa non era il mare più mortale del mondo, lo è diventato in questi ultimi 2 anni e quest'anno in particolare, quindi 2014-2015, il 2016 è cominciato malissimo e c'è il rischio che si raggiunga un nuovo picco. Certo, questo relitto che è stato trovato, resta un po' il simbolo della tragedia, no? Dicevamo un mare che è diventato un cimitero e per le migliaia di persone che hanno perso la vita lì. Le voglio chiedere questo, dopo l'appello del Papa all'Angelus dello scorso anno, che poi è stato ripetuto in più sedi, in più momenti, secondo lei la capacità di accoglienza per quanto riguarda la Chiesa è abbastanza capillare, diffusa e organizzata? Sì, cioè come Chiesa c'è un'apertura di moltissime porte, oltre alle porte sante, che in questi ultimi anni insomma, è stata via via crescente, con situazioni evidentemente che devono essere sempre coordinate con le istituzioni, per cui non è che si possa agire in modo autonomo e scoordinato. Circa accogliamo insomma, come Chiesa 23.000 persone su circa 110.000 totali in Italia e purtroppo anche di notte, anche durante i weekend, nei momenti più impensabili, visto quello che succede appunto attorno a noi, attorno al nostro paese, può succedere di essere richiesti di accogliere persone. C'è da dire che la chiusura di fatto, l'esternalizzazione, soprattutto in Turchia, della gestione del flusso, soprattutto dei siriani, gli iracheni, gli afghani, la chiusura del cosiddetto corridoio balcanico, perché l'anno scorso 850.000 persone sono transitate di lì, mentre solo 153.000 dall'Italia. Quindi quest'anno la chiusura del corridoio balcanico fa presumere che i numeri italiani saranno in crescita. L'anno scorso erano leggermente diminuiti rispetto al 2014, quest'anno invece è possibile che potranno tornare a crescere. Ecco, questo contesto chiede a tutte le nostre comunità, però in coordinamento con le istituzioni pubbliche, un grandissimo sforzo di accoglienza che sappiamo essere anche molto generoso, però ecco, è anche complesso, per cui va fatto seguendo tutti i criteri, seguendo tutte le procedure che non sono burocrazia fine a se stessa, ma sono
il preludio di una buona integrazione, di una buona interculturalità. Ecco, questo passaggio non può essere dato per scontato, ma deve essere misurato attentamente di volta in volta. Ecco, quale secondo lei può essere un passo per migliorare, rendere più fluida questa accoglienza, appunto con le dovute attenzioni, come diceva lei, per chi si trova poi a gestire queste persone che arrivano, continuano ad arrivare di notte, devono essere in qualche modo collocate, cioè non in qualche modo, in modo umano e dignitoso? Certamente, la prima accoglienza è sempre problematica proprio per le dinamiche. Quello che è però il trend complessivo, l'abbiamo saputo pochi giorni fa, insomma, i dati demografici, siamo addirittura con un saldo negativo, il numero complessivo degli immigrati sostanzialmente stabile, non è che sia in grande crescita, sono circa 5 milioni sui 60 milioni che siamo in Italia, e abbiamo ahimè gran parte, insomma, Prealpi, Appennini, Sicilia, Sardegna, dei saldi demografici altamente negativi in alcune zone d'Italia, tali per cui se si fa una programmazione ben fatta e ben accompagnata, tutte queste persone che in un primo momento certamente, anche gli studi, diciamo gli studi recentissimi tedeschi, dimostrano che ad un costo iniziale segue certamente un arricchimento per la nazione di accoglienza. Quindi non è solo una questione di solidarietà, il Papa lo richiama tutti i giorni, non è solo una questione di fratellanza dei popoli o di diritti umani, ma è una questione anche economicamente sostenibile e vantaggiosa anche per chi accoglie. Grazie Paolo Becegato, buon lavoro, grazie. Grazie a voi. E noi cambiamo argomento perché oggi migliaia di agricoltori italiani sono scesi in piazza a Verona con i trattori contro l'embargo russo che ha azzerato l'esportazione dei nostri prodotti agroalimentari causando gravi danni all'economia e perdite di lavoro. Presente il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo. Vediamo. Sono scesi in piazza in migliaia gli agricoltori italiani per dire no all'embargo russo messo in atto in risposta alle sanzioni europee e protestare contro il rinnovo di quelle misure che in 2 anni hanno portato all'azzeramento dell'esportazione dei nostri prodotti agroalimentari, ortofrutta, formaggi, latticini, carni e salumi, con pesanti ripercussioni sull'economia e sui posti di lavoro. Stimato in 600 milioni di euro il taglio delle esportazioni nell'arco di 2 anni. La guerra commerciale con la Russia ha colpito duro l'agroalimentare italiano, ha colpito particolarmente duro in Veneto, oltre 600 milioni di danni per la mancata possibilità di portare in Russia tutta la nostra ortofrutta, i nostri formaggi, la nostra carne, i nostri salumi, il nostro pesce, quindi danni importanti a cui si aggiunge in questo momento tutto il rischio legato a Brexit, alla svalutazione della sterlina e alla messa a rischio di un mercato, quello della Gran Bretagna, che per noi italiani rappresenta il quarto mercato estero di sbocco per il nostro cibo nel mondo. E con lo stop alle importazioni dei nostri prodotti in Russia c'è stato un vero boom nella produzione locale di prodotti made in Italy taroccati, dal salame alla mozzarella, dalla robiola alla mortadella. Abbiamo bisogno di superare questa emergenza che ovviamente è una questione internazionale che deve vedere finalmente l'Unione Europea insieme con la Russia andare oltre a questa situazione. Abbiamo ascoltato con particolare attenzione da un lato le parole del presidente Renzi, dall'altro le parole del governo francese che cercano di auspicano velocemente il superamento di questa situazione. Abbiamo bisogno di farlo per riprenderci gli spazi negli scaffali dei supermercati russi che oggi sono pieni di prodotti che richiamano l'italianità ma che sono tutti falsi e rigorosamente made in Russia. Tra le regioni italiane ad essere più colpito sicuramente il Veneto, scelto per la manifestazione. Veneto, in particolare Verona, per quanto riguarda l'ortofrutta, perché sia il kiwi, le pesche, ma poi anche i formaggi, i prosciutti e naturalmente altri prodotti, soprattutto le mele, perché Verona è la principale produttrice di mele verdi, Granny Smith che si chiamano, e nella mia azienda che avevo convertito appunto per esportare in Russia, di fronte ai 50 centesimi al chilo che prendevamo nel 2013, prima dell'embargo, 2014-2015 si è deprezzato di più dell'80% il valore delle mele, con
un danno nella mia azienda di 100.000 euro in 2 anni e a Verona solo per le mele verdi 50 milioni di euro con l'indotto. La mia azienda vede purtroppo un prezzo del latte che è sceso nel giro di pochi mesi da un 43 centesimi a un 32 centesimi. 32 centesimi vuol dire stare sotto i costi di produzione di 7-8 centesimi al litro. Questo purtroppo si chiama perdita aziendale, questo vuol dire non saper più reinvestire in azienda, questo purtroppo se non cambia vuol dire anche chiusura dell'azienda. E cambiamo argomento, prendiamo adesso una notizia che ha colpito insomma, le varie agenzie di stampa proprio in questi giorni, prendiamo il titolo da Avvenire, Livatino si pente, uno dei killer, parliamo di uno dei killer degli appartenenti al comando omicida che il 21 settembre del 1991 uccise barbaramente il giudice Rosario Livatino, ucciso appunto da un'organizzazione mafiosa. E ne parliamo con Don Giuseppe Livatino, che è non solo parente ma anche postulatore della causa di beatificazione che è stata aperta per questa figura di giudice non solo incorrotto ma una splendida figura di magistrato dedito veramente alla giustizia e anche con un profondo senso cristiano della giustizia, una fede molto profonda. Don Giuseppe, lei ha avuto modo di incontrare questo killer di cui è uscita la notizia del pentimento, è così? Sì, l'ho incontrato lo scorso mese, sono seguito in questi ultimi mesi dal casellano del carcere e da due suore che hanno in qualche modo curato anche la sua conversione, quindi questo cammino di conversione spirituale. Devo dire che onestamente anche la lettera che aveva mandato tempo fa a me ho colto i segni profondi di un ravvedimento ed è importante che questi segni giungano proprio nell'anno giubilare alla misericordia voluto da Papa Francesco. È un grande segnale, l'invito ovviamente è stato quello da parte mia di riparare in qualche modo ad un danno che è stato un danno enorme al corpo sociale, l'uccisione di un giudice integerrimo, di un giovanissimo giudice integerrimo, aveva appena 38 anni. Quindi questo è il quadro che si è presentato, valutando l'insieme diciamo, della testimonianza con il vescovo dirigente, il cardinale Montenegro e con il presidente del tribunale ecclesiastico, abbiamo anche stabilito in qualche modo di poterlo sentire e quindi di inserire la sua testimonianza all'interno della causa di canonizzazione del giudice. Ecco, giovanissimo era il giudice Livatino, ancora più giovane era Gaetano Puzzangaro, questo killer che si è pentito e appunto lei aveva ricevuto questa sua lettera, no? In cui, che aveva tenuto riservata comunque, vero, inizialmente? Sì, 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 ovviamente, perché lui stesso aveva fatto richiesta in merito, quindi in questo senso. Mentre adesso diciamo che la notizia è diventata pubblica, insomma. Sì, la notizia sì, ovviamente ha contenuto la lettera no, ma ripeto, questo può essere un forte segnale per quanti hanno scelto la via del male, lui stesso vuole impegnarsi a tutti i costi, soprattutto per evitare che altri commettano gli stessi errori che ha commesso lui e quindi intraprendano questa strada di scelta del male. Ecco, quindi è una testimonianza che potrà essere utile ad altre persone che si trovano in questo momento in prigione per aver commesso dei reati, dei crimini. Bisogna dire che insomma, nel cammino però bisogna incontrare qualcuno che ti aiuta a ritrovare la strada, è così? Certo, indubbiamente Gaetano ha avuto la grande fortuna di incontrare il cappellano del carcere, le suore che l'hanno seguito passo passo, quindi e comunque lui sente molto forte la presenza di essere lui di Rosario Livatino nella sua vita, questo lo dice espressamente, l'ha detto a me personalmente quando l'ho trovato lì, quando sono andato a trovarlo a Opera. Va bene, allora seguiremo poi gli sviluppi. Come sta procedendo la causa di beatificazione del giudice Livatino? E concluderemo entro l'anno la fase diocesana, quindi ci sarà la collazio di tutti i documenti raccolti, le testimonianze e il vescovo dirigente deciderà se
trasmettere poi tutto il fascicolo alla Congregazione per le cause dei Santi per la valutazione finale in fase romana, appunto. Ecco, è un bellissimo esempio anche di amore per la professione che potrà essere utile anche a tanti giudici, penso. Sicuramente. Grazie, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie, noi proseguiamo con il nostro TG parlando del disagio mentale che può arrivare inaspettato in qualche momento della vita a diverse età e condizioni sociali. L'importante è saper farsi aiutare. Per questo da 26 anni opera a Verona una rete di mutuo aiuto, cooperativa sociale Onlus Self Help, fondata e diretta dallo psichiatra Paolo Vanzini. Vediamo. Sono migliaia le persone passate in 26 anni di vita dalla cooperativa e associazione Self Help. Nata come risposta al disagio sociale con gruppi di autoaiuto, si è diffusa su tutto il territorio veronese, richiamando persone anche da altre province per problematiche legate alle relazioni e alle dipendenze, come quella da gioco. L'operativa Self Help lavora con la modalità specifica dell'autoaiuto, Self Help in inglese significa autoaiuto, e questo è il nostro metodo. E abbiamo sposato quello che si chiama l'approccio di rete, perché la nostra modalità è quella di reticolare il territorio in questo caso intendiamo la provincia di Verona con le tre ASL, perché siamo presenti nelle tre ASL, con attività di autoaiuto relative a tutte le problematiche che possono riguardare i gruppi di autoaiuto. Parliamo di problematiche psichiatriche, parliamo di problematiche di tossicodipendenze, di gioco d'azzardo che in questi anni ha avuto un esploat terribile. Parliamo però anche di casa, accoglienza abitativa. Circa 100 persone sono in accoglienza abitativa in una trentina di nostri appartamenti su tutto il territorio della provincia. Parliamo di lavoro, sono centinaia le persone che seguiamo in progetti di lavoro e di prelavoro. Numerose le convenzioni con gli enti territoriali, come le URSS e i comuni, con l'istituzione di borse sociali per persone in difficoltà e una risposta al problema abitativo con un centinaio di persone in 30 appartamenti. In questi anni il disagio mentale si è ampliato anche a causa della crisi. Devo dire che abbiamo assistito purtroppo ad un aumento importante delle situazioni problematiche. Dovuto a cosa? Dovuto innanzitutto alla situazione di crisi economica. La crisi economica da un momento all'altro può precipitare situazioni che prima erano in equilibrio, le può precipitare in una situazione di grave scompenso e spesso anche di scompenso psichico, perché la perdita del lavoro comporta immediatamente una situazione di sofferenza anche psicologica, non solo economica. Abbiamo persone che si trovano senza lavoro, senza casa, la famiglia li abbandona, oppure magari ce n'era poca di famiglia intorno a loro, e arrivano disperate, quindi non solo depresse, disperate, non a caso molto parlano di suicidio, parlano di volontà di ammazzarsi, qualcuno purtroppo l'ha anche fatto. E per questo è importante intervenire e cogliere immediatamente questa situazione di bisogno e dare risposte. E le risposte importanti sono spesso risposte affettive, relazionali. Spesso le persone non sanno questo, pensano che basta dare dei soldi. Non è così, bisogna costruire relazioni, e la forza dell'autoaiuto e dei gruppi di autoaiuto è di costruire relazioni, mettendo insieme persone che, come si trovano in un gruppo, non si sentono più sole, non sentono più il peso del loro problema tutto sulle loro spalle, ma si accorgono che possono stare insieme, camminare insieme. E non solo, anche chi è disperato e pensa di non avere più nessuna risorsa, nessuna capacità, si accorge di una cosa importante, che in realtà lui, con la sua sola presenza, può aiutare un altro per la sua presenza e la testimonianza di quello che vive e gli succede. E ha anche un diritto fondamentale, un diritto importante che noi spesso trascuriamo, parlo in generale, che è il diritto di prenderci cura degli altri. Questo è un diritto fondamentale, un diritto di cittadinanza delle persone, che è fondamentale. Nell'autoaiuto è l'esercizio principale, cioè noi ci prendiamo cura delle persone intorno a noi. È fondamentale. Ed è tutto per oggi, grazie per essere stati con noi. Oltre la cronaca torna domani in diretta alle 13:30, in replica alle 17:00.